iniziato per via Legnato e... Verità e sale della vita. La... Sono bambini. Sono stata una... Te e sereno. Un applauso. Uno strumento, come dire, ho perso nel mondo del lavoro, 23 anni, ho aperto, insomma, mi sono messo in tutto questo mondo, vita, no? La vita, adesso non voglio fare il filone. Un commento bellissimo, bellissimo, non ho parole, bellissimo. Osservazione o conservazione, come nasce? Ho bisogno di essere allenato, magari in mente di fare il ballerino, però quindi faccio, cosa faccio? Con le mani, nell'aspetto mentale, nell'aspetto di ricerca, e faccio determinate cose. Beh sì, è stato molto interessante, lo consiglio a tutti. Grazie. Una scelta efficace, saper decidere. Avevo le idee chiare perché la mia argomento, quella calma che doveva esserci attraverso il sangue. Mi ritrovate preoccupate perché l'importante è la mia vita, voglio avere una ricorrenza iniziale. Ma se mi dico le cose, bisogna lasciare il lavoro subito per seguire la mia parte, quello che sta facendo. E oggi, quei lavori strani, lavori, lui lo fa perché si chiede l'anno scorso, non è quella che si... Riflettete su questo, perché quando va in questo ambiente, anche se non ci sono... Ok, cosa... qual è il suo scopo qua? Cioè, perché è qua l'oggetto? Oh, i neuroni aspetti qua magari un po'... profondo, perché mi fa capire veramente, non è che hanno letto il mio libro, arrivo alla metà del libro e arrivo fino alla fine, c'è sempre e là, possiamo ancora fare la differenza, ma non è che poi avevano tutti di corsa, stati, erano tutti impauriti, non avevano voglia di fare niente, faccio di fare ma che stiamo facendo, come una torta da che l'uomo ne ha meno, chiese possibile in vita. È sempre stato abituato a una settimana di vacanza, stavano sicuramente mia madre, sta in silenzio due giorni, il sabato e la domenica sei per lavoro. Esperienza positiva, sicuramente porteremo a casa degli input su cui riflettere. Dai, quindi per quello ti sto dicendo. L'ozio nel bambino è un percorso, una sua azione. Ci dire a un bambino che ha un papà della mamma, maestro ha detto che non è un libro di quel momento in cui aveva scoperto il suo dolore. Cosa che già altro di dire se non ho voglia di ascoltare? Da un bel po' che... Dai. No, ma mi vergogno. Perché? Dai, non va. Un bacio. Grazie. Sono timidissima. Ciao, sono Beppe Pugliesi della compagnia Viaggia Mani e Bevi. Vi ricordo i prossimi eventi, il 17 febbraio saremo a Nettuno e il 18 torneremo a Corte Franca a Fiumicino. Finisce qui il workshop di Carlo Lesma, una scelta efficace.